una vittoria ed è una vittoria che vi ripaga di tante sofferenze, sacrifici, insomma. Sì, sono contento per i ragazzi, per il presidente, per tutti, perché è successo veramente tante cose stanno che è qualcosa di impensabile. Abbiamo avuto momenti di difficoltà, però non abbiamo mai mollato. La cosa che io ringrazio i ragazzi con tutto il cuore, non abbiamo veramente mollato di una virgola. E oggi ci siamo meritati questo, perché comunque non c'è stata partita. Non c'è stata partita e secondo me ci siamo meritati questo risultato. In effetti la squadra è arrivata in condizione lucida, proprio non ha concesso niente all'avversario. Sì, abbiamo preparato la settimana benissimo, concentratissimi tra settimana. Oggi hanno fatto la lettera quello che io gli ho chiesto e niente, mi posso solo che dire grazie a sti ragazzi. Anche se la chiave del vostro successo probabilmente è stata durante l'intervallo, mister, quando lei è ritornato in campo e ha schierato i suoi con un 3-5-2 che veramente ha chiuso tutti, no, gli spazi. Io gli ho detto, un pacchetto magico non ce l'ha nessuno, specialmente io. Ho detto che la partita abbiamo rischiato di fare il raddoppio già nel primo tempo. Ho detto di stare accorti e ho detto se noi siamo accorti, specialmente i primi minuti, col passare del tempo noi andiamo a fargli il secondo e anche il terzo gol, questa è la verità. Poi sai, può andare in quel modo, non può andare in quel modo, però sono stati gladiatori, sono stati ragazzi che hanno voluto, io oggi gli ho detto, come l'intervista che ho fatto con te, sì. io ho detto voglio il cuore, comunque vada voglio il cuore, perché io sono stato un giocatore che aveva tanto cuore, e se ho fatto la carriera l'ho fatta perché ho messo sempre il cuore oltre l'ostacolo. Questi ragazzi oggi l'hanno presa la lettera, ci hanno messo il cuore. Comunque andava, non gli avrei rimproverato niente. E col cuore.